Con questo filmato si vede come vengono importati i dati dal documento madre in formato Excel al database del sistema di tracciabilità. Allora, a questo scopo abbiamo utilizzato Talend, abbiamo definito dei jobs, delle routine di estrazione dove in pratica si parte dal foglio Excel, si fanno delle operazioni su questo foglio Excel e si ottengono dei file minori con il risultato. Per esempio, nel caso, che ne so, del semilavorato o della macrofamiglia, si parte dal documento madre, si prendono solo le colonne che interessano. Queste colonne poi vengono ordinate in ordine alfabetico, si eliminano tutti i duplicati, si eliminano le colonne nulle e si ottiene la lista di semilavorati unici che sono presenti all'interno del documento madre. Allo stesso modo si ottiene la lista degli articoli unici che sono contenuti all'interno del documento madre e così via. Quindi facciamo andare questa cosa e ci metterà poco tempo, adesso un attimo la compilazione degli iscritti. Ecco qua, ha già finito e l'ha eseguito per tutte le cose di interesse, tipo il gruppo, il sottogruppo, tipo semola, tipo uovo, il film, il marchio, la ricetta e così via. Questo script ha trasformato i dati estratti dal documento madre in file CSV. Poi ho scritto dei programmi in C che prendono le informazioni contenute in questi file CSV e le trasformano in istruzioni SQL. Per esempio, questo file in C legge il file generato dal tool che abbiamo visto prima in CSV e genera degli script in SQL. Saranno questi script SQL ad aggiornare il database e questi script fanno in modo che se non c'è niente nel database relativo a una certa entità, inserisce i dati. Se invece trova già l'entità, l'aggiorna con le nuove informazioni. Okay. Quindi chiudiamo tutto questo. Ok, chiudiamo. Allora, qui tocco i file in C solo per far vedere, così vengono generati. Eliminiamo i file oggetto. A questo punto eseguiamo tutti gli eseguibili generati dai file in C. Questo ha generato questi file SQL che sono il risultato di quanto è stato estratto dal documento madre. Applicando questi file SQL al database, i dati vengono importati. Okay? Per esempio, andiamo a vedere che ne so, tipo uovo. Il file CSV, ci sono questi tipi uovo, andiamo a vedere il file equivalente SQL, è questo, quindi questo file poi viene usato, viene eseguito per caricare i dati concretamente nel database. Allora,
Ci è voluto del tempo a generare tutti questi scripts, ma come si vede, una volta che gli scripts ci sono, fare un trasferimento, fare un aggiornamento è un'operazione decisamente veloce. Okay? Il problema di queste cose è che tutto dipende dalla qualità dei dati che ci sono nel documento madre. Vale la regola del GIGO, che può essere letta come gold in, then you get gold out. Ma anche garbage in, then you get garbage out. Okay? Questo deve essere molto ma molto chiaro. Ok, qua finisce la mia presentazione.